noi ci siamo riuniti perché da sanitari continuamente in ospedale ci dobbiamo, diciamo, misurare sui problemi che incontriamo tutti i giorni, sui percorsi, su quello che abbiamo vissuto finora, soprattutto per quello che riguarda l'emergenza sanitaria. E abbiamo deciso di così metterci a tavolino, di costituire un comitato, perché riteniamo che la possibilità di avere un nuovo ospedale sia un'opportunità per tutto il territorio teramano, una grandissima opportunità che non va persa. Quindi un ospedale che abbia la flessibilità di adattarsi ai cambiamenti della medicina e di adattarsi a tutto quello che noi già esprimiamo tutti i giorni, cercando di dare qualità e sicurezza, ma con un'estrema difficoltà legata a una struttura che ormai ha dato tutto quello che poteva dare e che dalla pandemia sta utilizzando anche purtroppo gli spazi esterni e non riesce a garantire la non sovrapposizione dei percorsi, che invece è fondamentale per andare avanti. Noi assolutamente abbiamo l'obbligo morale di dire a tutti quanti che quello che si fa all'interno del Mazzini potrebbe essere notevolmente migliorato se avessimo a disposizione una struttura diversa. Questo è un concetto che forse passa in secondo piano perché vengono esaminati altri aspetti importanti come quello della sede dove fare questo ospedale, però attenzione, non perdiamo di vista l'obiettivo principale, perché altrimenti poi rischiamo di perdere un treno che non si ripresenta più. Una struttura accogliente, una struttura dinamica, una struttura moderna garantisce anche un minor livello di burnout, se non riesce addirittura a eliminarlo, anche in momenti in cui siamo particolarmente stressati.